Alessio Furlan, l'anima del pugilato canavesano, per il terzo anno consecutivo con la sua palestra è stata classificata prima in Italia. Un risultato importante per la School Box canavesana. Sentiamo da lui quali sono le impressioni e soprattutto da dove sono arrivati questi grandi risultati per la terza volta di fila. Abbiamo creato una realtà non indifferente. Ho girato divertimento in lavoro, io ci sto lavorando con questa attività qua, lavoro dal mattino alla sera tutti i giorni qua a Rivarolo Canavese al Polisportivo, da 3 anni a questa parte. Ho dimostrato che anche una piccola realtà come Rivarolo Canavese, come questa piccola cittadina, possiamo essere ai massimi livelli nazionali. Terzo anno di fila, come dicevi te Danilo, che siamo primi in Italia. Questa classifica è stilata in base ai risultati utili che si ottengono, ai campioni italiani che tiriamo fuori, all'attività che facciamo giovanile, dall'amatoriale a tutto. È un trend compreso di tutta l'attività sportiva che c'è nel pugilato. Siamo contenti perché siamo riusciti ad affermarci per 3 anni di fila, a superare le classiche palestre del Meridione, Sicilia, Sardegna e quant'altro, che loro vivono anche loro solo su quello. Io ho dimostrato che con una grande organizzazione, una gran forza di volontà, siamo riusciti ad arrivare ai loro livelli. Quest'anno, nel 2017, ho portato altri 2 campioni d'Italia, 3 campioni d'Italia ho tirato fuori nel 2016 e speriamo che adesso nel 2018 ci siano le carte in tavola per poter portare a casa nuove leve di questa attività qua. Ripeto, il pugilato non è solo combattimento, ma è anche attività fisica. Noi abbiamo una bella squadra di light box, sport che non è da combattimento, è un semicontatto, e anche queste sotto qua ho diversi campioni d'Italia anche di questa disciplina qua. Ripeto, l'attività pugilistica parte da 6 anni con l'attività giovanile, dai 6 ai 13 anni, poi c'è dai 13 ai 18 anni, sono le varie categorie school boys, junior e youth, che sono quelle che hanno minuti più corti, meno riprese più brevi, e con quelli con poche esperienze, e poi da 18 anni in avanti si diventa senior in un primo momento, in un secondo tempo elite. Ricordo a tutti i miei campioni d'Italia che sono adesso in nazionale, di Laurente Arianna che oramai vive in nazionale, e adesso quest'anno c'è una stagione molto impegnativa perché ha da fare i giochi del Mediterraneo, europei, mondiali, oltre ai tornei nazionali che sono gli universitari, che lei è 3 anni che è campionessa italiana universitari, gli italiani in sé che è 2 anni campionessa in carica, il guanto d'oro, che 2 anni campionessa anche del guanto d'oro. Lei ormai sta vincendo tutto, è l'EFIS nazionale, viene a trovarci una volta al mese e per via 2 dritte poi ritorno di nazionale. Siamo contenti anche di lei di questo. Il mio ragazzino l'anno scorso era School Boys, Massa Jason, che anche lui è nazionale fisso là adesso. Mio figlio, che l'anno scorso ha vinto il Mura e adesso il 6, il 7, l'8 andiamo a difendere il Mura che abbiamo vinto già l'anno scorso a Mondovì. Ripeto, c'è tanta carne al fuoco e siamo veramente ai vertici nazionali. È un po' come la Juve nel calcio, siamo arrivati al livello della Juve nel calcio, che piaccia o non piaccia a qualcuno, però purtroppo loro vincono tutto e noi stiamo vincendo bene, e sono veramente contento di tutto questo risultato, di questo movimento che ho creato, di tutto questo. Ripeto che questo non è solo un'attività agonistica, ma è anche un'attività sociale. Aiutiamo molto i ragazzi che hanno delle problematiche a inserirsi in un gruppo, in un contesto di famiglia, di familiarità e di agonismo comunque. Ci sono molti ragazzi che hanno delle varie problematiche, vengono qua, abbiamo creato un bel gruppo per poter anche loro far star bene insieme alla gente. Il 21 gennaio 2005 tu combattevi qui, per la prima volta difendevi il titolo italiano di Super Welter contro Emanuele Grilli. Sono passati 13 anni, tu qui hai anche conquistato e difeso il titolo del Mediterraneo. Tu allora pensavi di riuscire a mettere in piedi questa cosa o era un tuo sogno che cullavi? Io posso dire una cosa della mia vita, della mia carriera: io tutto quello che ho sempre voluto fare l'ho fatto, sono stato fortunato magari, o caparbio, o comunque sono stato una persona che tutto quello che ho fatto. Io ero un dilettante mediocre, da pugile mediocre dilettante, sono passato professionista, nessuno credeva in me. Sono iniziato a combattere, ho fatto le mie esperienze, sono campione italiano, ho difeso, ho fatto con 8 campioni del mondo in giro per l'Europa, ho girato il mondo e mi sono divertito. E poi ho detto: ma per quale motivo questa disciplina qua non può diventare il mio lavoro?
può diventare, ci si può lavorare divertendosi. Io posso dire che sono riuscito a collimare divertimento, passione e lavoro. Mi pago, ho il mio stipendio, mi faccio lo stipendio con la mia palestra, ho i miei contributi, il mio commercialista. Si può fare tutto, basta crederci e dedicare la propria vita ad altre persone. Ripeto, questo è un lavoro anche sociale, non solo è normale, ma è sociale. Credetemi, perché è veramente bello aiutare i ragazzi che non sanno cosa fare, anche perché purtroppo in Italia se uno non fa pallone non sa cosa fare. Invece ci sono anche discipline minori che ti possono portare ad avere dei buoni risultati, allenarti bene e stare in mezzo alla gente, fare gruppo, fare squadra. La squadra è quella che ti porta a vincere, non è il singolo che ti fa vincere, ma è la squadra. Noi abbiamo creato un bel gruppo, una bella squadra, una bella famiglia alla quale partecipano, i ragazzi escono assieme, fanno cena assieme, vanno a ballare, mangiano, si divertono. E questa è la forza della mia squadra, non sono io sono un'icona. Pure adesso mi rompo le scatole tutti i giorni in palestra e faccio il mio lavoro, ma sono loro che sono creati il gruppo, io sono il loro punto di riferimento e fa piacere essere un punto di riferimento per questi ragazzi qua che non sanno magari cosa fare, magari si butterebbero sulla droga, sulla sigaretta, sul bere o a fare cavolate in giro, invece no, si raggruppano tutte le loro forze, le mettono nella palestra, tutte le sere siamo qua che ci alleniamo. Più sono andati in giro a far cavolate o stare a casa sul telefonino, sul computer, vengono qua, si divertono, si sfogano, si fanno una doccia e vanno a casa a dormire per partire il giorno dopo, andare a chi a lavorare, chi a scuola e poi tornare di nuovo in palestra. Credetemi che questo è veramente una bella realtà.